Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati su Ghost Recon Breakpoint, pronti a continuare come ogni martedì quella che è la nostra avventura su Auroa, avventura che da un paio di episodi si sta concentrando sul capitolo 2 della storia, dopo aver completato quelle della missioni, le missioni principali e aver completato tutto quello che c'era da fare, ci stiamo concentrando su identificare e scoprire quali sono i piani dello stratega. Abbiamo conosciuto anche Sam Fisher e grazie a lui che stiamo entrando sempre di più in quelle che sono le dinamiche che si celano dietro questo individuo, e abbiamo scoperto lo scorso episodio appunto 4 nuovi indizi, 4 nuove piste, 4 nuovi analisti, insomma 4 tizi da andare ad interrogare. Una di queste è Holly McKenzie. Siamo già pronti per andare a seguire la pista su Holly McKenzie sullo stratega che si trova nell'area riservata 01 e lavora in una torre di sicurezza a est della diga Jace Skell. Noi ci trovavamo già sull'elicottero a pochi metri, pochi centinaia di metri dalla nostra destinazione. Ora diciamo che in teoria... Che info su di lei? Pare sia una specialista di comportamento animale. Dottorato di ricerca in ornitologia. Ok. Come, scusa? Studia gli uccelli, i comportamenti degli stormi, i modelli migratori. Sembra che non c'entri molto, ma è sulla lista del CLO. Immagino che dovrò indagare allora. Esatto. Andiamo ad indagare perché appunto lei è una... Recuperiamo tutte le informazioni... delle 4 persone inserite nella lista Claw, che appunto sarebbe questa lista fatta dallo stratega che collabora comunque con Treystone, quindi insomma è tutto abbastanza collegato. Allora, intanto qui possiamo indagare, vediamo se ok, qui c'è Bivacco Pleasant Island. Sblocchiamo anche questo, non si sa mai. Dobbiamo andare ancora sopra, immagino, esatto. Usiamo la scala, saliamo, andiamo a parlare un pochino. Aspetta, perché lì c'è l'aereo sentinella che potrebbe romperci i coglioni. Ok, dovremmo esserci. Eccoci qua. Sei Holly McKenzie? Ve l'ho già detto, non ho idea di dove sia mia figlia. Forse non l'hai notato, ma non sono della Sentinel. Sono qui per il CLO. Come sai quel nome? Chi sei? Voglio incontrare lo stratega. Lavori per lui, giusto? Non so chi sia e non mi importa. Mi costringono a lavorare qui come tutti. Sto cercando di fermare tutto questo, ma ho bisogno del tuo aiuto. Perché dovrei fidarmi di te? Non so nemmeno chi sei. Se avessi brutte intenzioni, userei la pistola. Se avessi cattive intenzioni, lo sapresti. I miei interrogatori sono ben diversi. È difficile da dire ormai. Tra mia figlia e la Sentinel è veramente un periodo complicato. Mia figlia, Ruby, è in una fase di ribellione. Passa il tempo a sabotare i droni della Sentinel e li usa per delle gare illegali. Beh, niente male. Ma la Sentinel se n'è accorta. E pretendono che collabori con loro. La sicurezza di Ruby è appesa a un filo. Che posso fare? Puoi convincerla a tornare a casa. Se ci provi, magari potrebbe ascoltarti. Dopotutto, non sei me. Ok, va a casa e aspetta lì. Dimmi dove trovarla. Ok, abbiamo parlato con Holly, foto della figlia di Holly, quindi insomma, siamo partiti, dovevamo parlare con lei. Ok, questa è la figlia di Holly McKenzie, va bene. Che ritrae sua figlia Ruby, convinci Holly riportando sua figlia a casa. Ok, diciamo che è un modo per dimostrargli che stiamo dalla parte del giusto. Sta sabotando le operazioni in giro, i soldati che pattugliano Coronet High potrebbero avere informazioni. Ok. Allora, calmo. Perché c'è un tizio con delle informazioni. Sto ancora cercando, ma non ho ancora visto nulla. 3, 2, 1. A sorpresa, si attacca.
Adesso. Ok, a sorpresa dal cespuglio tipo Bigfoot, interroghiamo. Ok. Cerco una ribelle coinvolta in gare illegali di droni. Ti dice niente? È stata identificata. I droni la stanno inseguendo nella foresta. Se la vuoi, devi sbrigarti. È un drone volante a est di Coronet High. Ok, dai, c'è un drone. Un drone pazzo sgravato in culo. Ok, a terra qui. Ok, 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 calma. Provo da Scale Technology. Sono cinghialotti. Allora, siccome... Allora, abbiamo... Siccome ho sbloccato come abilità il lanciarazzi, voglio spararlo contro... Ora i droni non saranno più un problema. Non saranno più un problema. Tu devi essere Ruby. E tu chi cazzo sei? Bastava un semplice grazie. Grazie, potevo cavarmela da sola. Allora, cosa vuoi? Non sembri un pilota di droni. Mi chiamo Nomad. Mi manda tua madre. Non torno a casa. Ho un accordo con lei. Ha accettato di aiutarmi solo se ti riporterò a casa. Ti sembro forse una fanciulla indifesa? Mia madre lavora per la Sentinel. Te l'ha detto? E poi sono occupata a preparare una gara. Odio la Sentinel quanto te, ma per colpirla mi serve l'aiuto di tua madre. Almeno mostri un po' di onestà. Anche se non capisco perché punti tutto su di lei. Correrò questo rischio. Non solo su di lei. C'è una cosa che devo fare prima di andarmene. Visto che offri così generosamente i tuoi servizi, magari puoi aiutarmi. Sentiamo. Grande. Di recente una serie di antenne stanno emettendo uno strano segnale. Un segnale che sta interferendo con le gare. Credo abbia a che fare con una nuova tecnologia che stanno testando. Che devo fare? Distruggi le antenne. Incasina la Sentinel. Non sembra complicato. Dove sono le antenne? Non lo so. L'unico modo per trovarle è seguire i droni dei test. È ciò che stavo facendo prima che mi attaccassero. La loro chiave di rete indicherà a quali antenne si collegano. Estrai la scheda madre di un drone e ti dirò che cosa fare dopo. Va bene. Ok. Obiettivo completato, quindi ora, prima di tornare a casa, Ruby vuole distruggere antenne per i test. Un codice nella scheda madre può aiutare in due antenne, proprio il drone nella zona test a nord di Cornell High. Ok. Nomad. Eh sì, più o meno. Nomad. Riesci a sentirmi? Ruby, come chi parla? Dai, è lei. Ruby, sei tu. Come hai trovato questa frequenza? Non è stato facile. La crittografia è di alto livello. Niente paura. Dubito che qualcun altro possa craccarla. Hai chiamato per vantarti? Volevo dirti una cosa. Puoi inviarmi la chiave di rete dal telefono. È molto più semplice. Ok. Ma come la spedisco col telefono? Guarda che non è una vera chiave. È un codice. Ti mando un messaggio. Ragazzina insopportabile. Sono concordo. Allora, drone. Occhiata in giro. Scopriamo un attimo qui. Come la situa. Ok, allora devo distruggere questo. Perfetto. Allora, questo intanto. Lo distruggiamo. Distruggiamo anche questo. Vai. Ok, quelli volanti li abbiamo fatti fuori. Ma no, vai tranquillo. Qui è andato. Perfetto. Tanto si è avvicinato lui a noi.
Allora, siccome qui la situazione non è proprio complicata. Ok, uno è andato. Sono ok, recupera la scheda madre. Ok, sono qui. Dove cazzo è la scheda madre? C'è il drone sopra? Prendi i dati, vai Ruby. Nuovo indizio. Ho la scheda madre, che faccio? Dove la trovo? Dovrebbe essere stampata in fondo a destra. Ok, il codice è questo: 129873 11. Hai tutto? Sì, e ho localizzato le antenne. Ti sto inviando le coordinate. Sembri una vera professionista. Ho sempre voluto dirlo. Questo non è un gioco, Ruby. Come sei riuscito? Se vuoi raggiungere in fretta le antenne, c'è un elicottero nel campo. Ottimo. Non ti preoccupare, sono... Bel consiglio. Sono già fornito di helicopter. Andiamo se c'è. L'antenna è qui, porca di quella puttana. Ho speso un comandante. Bello. No, meno vero. Ok, perché una devo salire qui. Ostile avvistato, lì. Intanto sto cazzo di mortaio lo disattivo. Porta droni. Disattiva questo. Drone da combattimento in volo. Ok. Hai un vero drone. Perfetto, io sto scendendo perché voglio andare a prendere. Bella mossa. Questo elicottero. Ok, abbiamo preso questo elicottero. Perfetto, così possiamo. Muoviti, poi ti raggiungo. Lanciarazzi che... Ok, perfetto. Andava per forza ammazzato. L'antenna andata. Vai, perfetto. Ma guarda questo, ma che brutto. Ok, è rimasta l'ultima. Ok, vai così. Vediamo se riusciamo a distruggerla da così lontano, anche se non credo. Sì, l'abbiamo distrutta, perfetto. Ok. Le antenne sono state distrutte e io sono ancora tutto intero. Questo fenomeno ha cose più importanti da fare. Portati bene. Calmati, sono già a casa. La mamma è sopraggiù. È Nomad, mamma. Tranquilla. La mamma ha detto che avete parlato. Di cosa? Ecco. Tua madre ti aiuterà a fermare un grosso progetto della storia. Davvero? Mia madre? Lei lavora per la Sentinel. È una traditrice. Il mondo non è solo bianco. So che mia madre... La situazione è complicata.
questo è vero. Mi fido di te, Nomad. E sono orgogliosa della mamma. Del fatto che aiuti qualcuno come te. Ci vuole fegato. E sa di dover rimediare a ciò che ha fatto. Non ti sfugge niente, eh? No, direi di no. A presto. Madonna, buttati! Ok. Minchia, è successo tutto così in fretta. Ok, ok, ok. Parla con la famiglia McKenzie. Merda. Vado in posizione. Facciamo fuori uno. Facciamo fuori due. Facciamo fuori tre. Questo qui lo secco io. Dai. Perfetto. Niente male. Sembra proprio che andiate d'accordo. Ruby non vuole ascoltarmi. Non ce la faccio più. Credo proprio che avrà di meglio da fare che sentirci discutere. Adesso tocca a te. Nomad ha fatto quello che volevi. Studio le dinamiche e gli schemi dei gruppi. Il sincronismo degli animali mentre migrano. È una ricerca utile per potenziare la comunicazione delle IA. Ed è servita a sviluppare lo sciame di droni Legion. Così lo stratega mi ha chiesto di lavorare in maniera simile al nostro comune progetto. Una comunicazione di gruppo sincronizzata, mai vista prima. Abbiamo un aereo pronto per consegnare lo stratega alla giustizia. Puoi aiutarci? Posso aiutarvi con i Legion e darvi una finestra di 10 minuti per far passare l'aereo. Non è molto, lo so, ma non posso fare altro. Ce li faremo bastare. Grazie, dottoressa McKenzie. Ora te ne vai, Nomad? Servo altrove, ragazzina. Sta lontana dai guai e dalle mie comunicazioni. Buona fortuna, nonno. Sai che c'è? Un po' mi dispiace per la Sentinel. Deep Blue, ho buone notizie per te. Ok. La dottoressa McKenzie ha lavorato allo Sciame Legion e può darti 10 minuti per far passare l'aereo. Il mio giorno fortunato. Dovresti chiamarla appena puoi. Grazie, Nomad, lo farò. Ah, un consiglio. Tieni d'occhio sua figlia, Ruby. È molto sveglia, farà grandi cose. Se ha colpito te, ne sono certo. La terrò d'occhio. Passo e chiudo. Perfetto! Ok. Missione completata. La spiegazione di McKenzie sui Legion. Pecora nera. Ok, quindi la prima... L'abbiamo interrogata, abbiamo scoperto cose. Io non riesco a capire. Non lo so, sulla minimappa mi dà un segnalino, ma non c'è un cazzo di niente. Va bene, ladies and gentlemen, quello che io vi posso dire è che per questo episodio possiamo concludere qui. Noi ci vediamo martedì prossimo e andremo a fare uno di questi altri. Faremo Wim Van Dyke, la pista di... dello spirito dell'alveare di questo analista. E poi mano a mano ce le faremo tutte. E noi ci vediamo nel prossimo video, sempre qui sul canale. Mi raccomando, like, commento ed iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti, ragazzi.